Una tecnica all'avanguardia per recuperare organi danneggiati che altrimenti sarebbero inutilizzabili per il trapianto. Grazie al ricondizionamento ex vivo, presso l'Umberto I, un paziente di 60 anni ha potuto così ricevere un polmone nuovo e ora sta bene e può tornare ad una vita normale. Abbiamo effettuato un intervento di trapianto polmonare dopo una procedura di ricondizionamento del polmone del donatore. È una procedura all'avanguardia che viene effettuata in pochissimi centri al mondo e consente di recuperare per il trapianto degli organi che altrimenti non sarebbe possibile utilizzare. In questo caso questo era un donatore i cui polmoni erano stati scartati da tutti i centri che erano stati coinvolti nella procedura di valutazione. Si chiama ricondizionamento ex vivo perché viene effettuato all'esterno del corpo del donatore e all'esterno del corpo del ricevente. Si basa su una tecnica che prevede la perfusione del polmone in un circuito extracorporeo utilizzando la macchina che correntemente viene impiegata per mettere i pazienti in circolazione extracorporea durante gli interventi di cardiochirurgia maggiore o lo stesso trapianto di polmone. Quindi nella macchina di per sé non c'è niente di sofisticato, quello che è sofisticato è il circuito che prevede una serie di accorgimenti e l'impiego di una soluzione di perfusione particolare che tende a ridurre l'edema dell'organo, tende a ridurre la componente infiammatoria all'interno del parenchima polmonare e riduce durante la procedura di perfusione il danno metabolico e talvolta anche strutturale che si era presentato durante la permanenza in terapia intensiva. Il paziente è un uomo di 60 anni affetto da fibrosi polmonare idiopatica che era in lista presso il nostro centro da alcuni mesi. Attualmente è stato dimesso dalla terapia intensiva, è ricoverato nella stanza dedicata ai trapianti di polmone della nostra unità di chirurgia toracica. Le sue condizioni sono assolutamente soddisfacenti e speriamo di poterlo dimettere in tempi estremamente rapidi.